sindaco, tante opere pubbliche stanno per partire con una città che si stravolgerà. Sì, per fortuna iniziamo a raccogliere i frutti di quanto seminato e tanto negli anni precedenti. Penso per esempio al primo mandato. Stanno per partire finalmente i lavori alla Marinella. Abbiamo riaperto la strada nuovamente accessibile. Partiranno i lavori da un lato per la messa in sicurezza, terminate già i lavori di messa in sicurezza del costone, ma partirà la riqualificazione vera e propria del Borgo, che sarà accessibile a tutti, rinnovato anche con un punto d'approdo, un solarium, ma così tante altre opere. Alcune delle quali, ad esempio, frutto dei finanziamenti ottenuti con il PNRR, penso al palazzetto dello sport, penso al completamento dei campi da tennis, una rotatoria nella statale, una pista ciclabile importante, insomma, tante opere davvero. I 4 milioni destinati alla Tonnara, siamo in fase di progettazione per rifare il lungomare, oltre che tutti i servizi e sottoservizi, insomma, tanta veramente carne al fuoco. I tempi delle progettazioni purtroppo non sono immediati, ma nelle prossime settimane prenderanno il via tutte queste opere che nel giro appunto di pochi mesi, o alcuni anni, in alcuni casi al massimo anni, contribuiranno a rendere il volto della città ancora più accogliente, bella, vivibile e al passo con i tempi. Ecco, dopo il successo di quest'estate, Palmi vuole diventare, tutti i requisiti per essere una città turistica. Assolutamente sì, noi sul turismo e sulla cultura dobbiamo incentrare il nostro sviluppo, la nostra crescita. Siamo già al lavoro per regalare un grande Natale, un mese di eventi, di attrattive, perché sempre più vogliamo affermarci come centro di aggregazione e anche di crescita, quindi sociale e occupazionale.